Benvenuti, questa è la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Barista e Farmer che si svolgerà dal 3 al 13 maggio in Colombia. Da dove comincio a presentare i nostri ospiti? Ovviamente da Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, il vero e proprio padrone di casa. Francesco Sanapo, multivincitore, campione italiano barista, ma soprattutto creatore del format Barista and Farmer. Alberto Poloiaz, che è il direttore della speciale accademia, che rappresenta ovviamente il lato educational di questo progetto. E ovviamente l'ambasciatore della Colombia in Italia, Juan Mesa Zuleta, spero di averlo pronunciato bene. Mario Cerutti, che si occupa di sostenibilità e relazioni istituzionali. Sono questi due dei temi che vanno a contraddistinguere la quarta edizione di Barista e Farmer. E Michele Cannone, che in realtà al momento non vedo, eccoti Michele, ciao, che si occupa della divisione food, e anche su questo lato avremo ovviamente delle novità. Presidente, l'incontro non può cominciare con lei è il padrone di casa, lei l'onere e l'onore di aprire la nostra conferenza stampa, grazie. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi. Grazie alla Vazza in modo particolare per aver scelto SIGEP per proporre progetti di questo rilievo. Saluto cordialmente Juan Mesa Zuleta, ambasciatore di Colombia in Italia, e tutti presenti. Sono particolarmente contento di essere qui questa mattina. Ci troviamo nel pieno della manifestazione di un SIGEP che è fantastico, affollato e quindi all'insegna del business, e con un tratto di internazionalità che si sta facendo sempre più forte con il seguirsi di queste edizioni che sono arrivate fino alla 39esima. E questa è la funzione speciale di SIGEP e di altri saloni mondiali che nel settore del food service alimentano il prestigio del Made in Italy. Un'edizione così scintillante, che occupa completamente il progressivo ampliamento del quartiere, partecipata da aziende e operatori di 180 paesi, conferma SIGEP nella elite delle fiere ammiraglie nel comparto food service del nostro paese. In questo variegato mondo, è il caso di dirlo, la componente del dolce artigianale sta assumendo un peso sempre più crescente. Ricordo un giro d'affari mondiale di 15 miliardi di euro solo per il gelato artigianale, nel quale, come sapete, come SIGEP siamo al vertice mondiale. La filiera del caffè, così rappresentata nel salone, con 5 saloni dedicati e con tanti brand prestigiosi, è un altro successo organizzativo che distingue SIGEP in questi ultimi anni. Dobbiamo fare ulteriori sforzi, su questo non c'è dubbio, lo annuncio in questa sede, ulteriori investimenti che saranno importanti per accogliere le aziende in termini di sviluppo del quartiere e ulteriori investimenti per quanto riguarda il possibile miglioramento della accessibilità a questa manifestazione. Ma già oggi rappresentiamo un'offerta da leader, inserita in un contesto fieristico che l'aiuta a tessere relazioni, a crescere, a contaminare altri ambiti di mercato. Chiudo ricordando lo speciale spessore, lo spessore sociale del progetto che sarà presentato oggi qui allo stand Lavazza. Complimenti al dottor Mario Cerruti, complimenti di cuore a Cerruti, che ho conosciuto con grande piacere questa mattina. Complimenti a lei e alla sua struttura, così come apprezzo
e incoraggio l'esperienza di Barista in Farmer, talent ideato da Francesco Sanapo. Barista in Farmer aiuta la filiera nella sua promozione e origina stimoli alla formazione. Vi auguro un'ottima edizione in Colombia. Il ministro Franceschini sabato, che ha inaugurato la nostra manifestazione, ha ricordato che manifestazioni come SIGEP esprimono e richiamano valori culturali che distinguono il nostro paese. Non era una dichiarazione avventata. Non credo di sbagliare se dico che allo stesso modo il caffè rappresenta un valore anche culturale e sociale per la Colombia. Grazie a tutti gli operatori del settore, sappiate, e lo diciamo senza retoriche, che siamo al vostro fianco, pronti a ulteriori investimenti. Questo è il nostro, come dire, lavoro, anche un po' faticoso da questo punto di vista. Siamo pronti, dicevo, ad ulteriori investimenti con la forza di una società fieristica, e lo diciamo con un pizzico di orgoglio, è seconda in Italia per volume di fatturato ed è prima, questo lo diciamo magari sottovoce ma in modo molto fermo, è prima per redditività e per numero di manifestazioni organizzate direttamente. Vi ho rubato qualche minuto in più di quello che vi aspettavate, mi sono conquistato la vostra antipatia, ma vi saluto con una grandissima cordialità. Grazie. Grazie al presidente Cagnoni, che già in qualche modo Francesco ti ha chiamato in causa, Francesco Sanapo, che proprio qui a Rimini ha vinto gare su gare. Prima di andare a introdurre quelle che saranno le novità della quarta edizione di Barista e Farmer, magari facciamo un passo indietro per provare a presentare questo format a chi ancora non lo conosce. Ciao a tutti, buongiorno. Prima cosa volevo veramente ringraziare il presidente e l'ambasciatore, oltre poi ai nostri supporter, perché, come dicevo prima al presidente, loro mi hanno dato l'opportunità, intendo il gruppo di Rimini, mi hanno dato l'opportunità di realizzare un sogno, perché Barista & Farmer altro non è che un sogno divenuto realtà. Perché io ricordo ancora, Davide, la prima volta in cui ho messo piede in una farm, in una azienda agricola del caffè. Io prima sapevo preparare un caffè, sapevo presentarlo alla gente, ma non sapevo tutto quello che succedeva all'origine. Ecco, il primo giorno che ho messo piede in una finca, in una piantagione di caffè, i miei occhi brillavano, ricordo ancora quel momento, i miei occhi brillavano. E allora in quel momento ho pensato che tutti i baristi di tutto il mondo devono conoscere realmente che cos'è il caffè all'origine, quanto è difficile, perché coltivare il caffè ad oggi è una delle cose più complesse e difficili, e quanto è bello tutto quello che circonda la pianta del caffè. Io volevo dare questo sogno che io stavo vivendo, volevo darlo ad altri baristi. Ed è lì che è nato Barista & Farmer. Io ricordo ancora quando chiamai Patrizia e Giorgia dicendogli: guardate, io ho in mente questa cosa, forse è una pura follia, però vorrei portare dei baristi a vivere questa esperienza, perché attraverso poi i baristi possiamo parlare con la gente. Ecco, sottolineo questo aspetto perché è l'aspetto principale di Barista & Farmer. Barista & Farmer è un format che educa dei nuovi operatori, dei nuovi baristi, ma nello stesso tempo Barista & Farmer parla alla gente, perché il compito, almeno la nostra missione, è quello di insegnare a mia mamma che il caffè è un frutto, perché non lo si sa. Spesso in Europa pensiamo che il caffè è quella tazzina, no? Che si beve, nera, quel chicco bruciacchiato, ok? E questo però ci limita a scoprire tutto quello che è il caffè all'origine. Quindi Barista & Farmer vuole entrare nelle case della gente, ecco qui che mi esprimo con un altro sogno, entrare nelle case della gente e spiegare che cos'è il caffè, perché ho un obiettivo nella mia vita,
valorizzare questo prodotto che a mio avviso oggi è poco valorizzato. Non è assolutamente giusto che un caffè debba costare un euro quando una bottiglia d'acqua ne costa 1,50. Ecco, questo è un po' l'obiettivo, riuscire a parlare con la gente attraverso Barista & Farmer, che è un format che mette in gioco il sogno di altri 10 e fortunati baristi. Nonostante io lavori non da solo come tuo ufficio stampa, non mi sento di dire che riusciremo a portare tutti i baristi del mondo in Colombia, ma sicuramente ne porteremo almeno 10, 9 sono già stati annunciati, il prossimo, l'ultimo, verrà annunciato a marzo in Australia. Quali invece le caratteristiche di questa nuova edizione? Allora, sicuramente la Colombia. Vabbè, io mi sento sempre un po' un ambasciatore del caffè di Colombia. E occhio. Quindi sì, perché la Colombia? Perché come per qualità, ok? Devo dire che la Colombia è uno dei paesi dove si produce il miglior caffè speciale al mondo, oltre ad essere il terzo produttore per grandezza. Però se andiamo, ci addentriamo nella qualità, ecco, Colombia ha da offrire tanto. Dopodiché è avvenuto dopo un viaggio, sai, io viaggio nei vari paesi di origine per andare a scoprire quello che sarà il prossimo paese ad ospitare il Barista & Farmer, e quando sono arrivato in Colombia ho avuto la fortuna di andare a visitare alcuni luoghi, ne sono rimasto affascinato, come succede sono sicuro a tutti quelli che andranno in Colombia da qui ai prossimi 50 anni, perché è un popolo bellissimo e ha dei posti magnifici. Colombia, la novità è anche Huila, ok? Perché Huila sarà insieme a Meta la location che ospiterà i 10 baristi e ospiterà tutto l'evento di Barista & Farmer. Ecco, far scoprire Huila è un'altra grande soddisfazione, perché è una, diciamo, tra virgolette, una regione nuova, anche se ormai è diventato una delle più grandi regioni produttive di caffè speciali in Colombia. Oltre a questo, quindi il luogo, tante novità ci saranno anche nella parte accademica, quindi nel programma dell'Accademia, infatti, che non voglio svelare perché abbiamo qui Alberto, e poi altri nuovi paesi coinvolti, perché tutti gli anni cambiamo anche baristi, quindi questa è la cosa più bella. E poi c'è l'introduzione di due partner istituzionali, che sono l'ILA, l'Istituto Italo Latinoamericano, e il SENA. Esatto. Vero? E allora, questo è un po' un qualcosa che è nato grazie anche al supporto di Mario Lavazza, e quando abbiamo iniziato a parlare con i contatti che mi sono stati girati da Mario Cerrutti, quindi il SENA è stato il primo e l'ILA successivamente, grazie a Noemi Costantini, che non vedo qui ma che è presente. Insomma, perché? Perché questi partner istituzionali? Perché sicuramente aiutano Barista & Farmer a prendere un formato diverso, perché spesso raccontiamo Barista & Farmer come talent and reality show, perché abbiamo voglia di parlare alla gente, alla massa, quindi è un linguaggio comune alla massa, ma nello stesso tempo il nostro compito, Davide, è quello di riuscire a fare un caffè buono, ma un caffè buono in tutti i sensi, un caffè buono nel gusto, ma un caffè buono anche eticamente. Un caffè buono perché con questo progetto stiamo aiutando dei coltivatori, stiamo aiutando a dare visibilità ad alcuni di loro. Purtroppo non riusciamo a farlo per tutti, ma però per la maggior parte noi stiamo andando lì a dare visibilità e a valorizzare ancora di più il loro prodotto agricolo. Quindi diciamo che questi partner istituzionali ci stanno rafforzando nella nostra missione di fare un caffè buono in tutti i sensi. Grazie Francesco Sanapo, ideatore di Barista & Farmer. Accennavi giustamente a quella che è la parte educational, la parte di formazione di questo programma, che da sempre contraddistingue il format stesso, ma anche quelli che sono i momenti della giornata che vengono scanditi fondamentalmente dalla raccolta della ciliegia alla mattina e dalle lezioni nella Special Academy al pomeriggio. Accademia che ancora una volta è sotto la tua direzione, Alberto Poloiaz. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa quarta edizione? Nel corso di queste edizioni diciamo che c'è stata un'evoluzione del programma, del progetto, c'è stata anche una bellissima evoluzione della parte formativa, educativa, che resta una delle basi fondamentali di questo progetto, programma, show, chiamatelo come volete, anche perché è tante cose insieme, no? È appunto, è uno show, è un progetto formativo, è un progetto di sostenibilità, è un progetto che porta a contatto
le due filiere, cioè le due filiere, i due estremi della filiera del caffè, che sono forse i due anelli più deboli, no? Anche della filiera, da una parte la figura del barista, dall'altra parte la figura del produttore, quindi quelli che fanno più difficoltà da una parte a ricavarne un guadagno, parlo dei produttori, dall'altra parte a valorizzare il prodotto, che giustamente diceva Francesco, per un barista è un'esperienza che ti cambia la vita, quella di andare in piantagione, e come anche giustamente diceva, difficilmente la parola caffè si ricollega alla pianta, alla produzione agricola. Tant'è vero che anche io spesso durante i miei corsi, quando esordisco e faccio la domanda: cosa vi fa pensare la parola caffè, no? La parola caffè molto spesso si ricollega a una tazzina, a un'esperienza, no? Difficilmente a una pianta, quindi può sembrare banale dirlo, ma così banale non è, se poi non è la prima immagine che ci viene in mente. Per cui per un barista andare in piantagione e fare questo tipo di esperienza, un'esperienza unica, sconvolgente, e non solo, permette di toccare con mano, no? Perché poi fa parte dello show è anche quello di essere interattivi con quello che succede, no? Quindi c'è sì la competizione, ma la competizione è sempre finalizzata poi a rendere questi baristi, io li ho chiamati degli ambasciatori, no? È un po' una figura che può essere paragonata a quella dei sommelier per il vino, no? Dei veri esperti del caffè, che possano conoscere non solo dal punto di vista tecnico e teorico, ma proprio a toccare con mano quello che succede lungo tutta la filiera. Si tratta quindi poi di andare a fare della vera e propria formazione sui baristi, che è un elemento che poi si andrà a propagare, immagino, sulle persone, sulle figure lavorative che lavorano attorno a questi baristi, provando a descrivere quelle che sono le caratteristiche del caffè colombiano, soprattutto dal punto di vista dell'importatore. Che cosa ci puoi dire? Beh, il caffè colombiano, lo dicevamo poco fa, sia con l'ambasciatore e coi vari colleghi, è per ordine di importanza uno dei caffè più usati anche nelle miscele di caffè espresso, ed è uno dei caffè di qualità, di prima qualità, che viene più usato nelle miscele di caffè espresso. Il terzo produttore mondiale, secondo produttore mondiale di caffè arabica, primo produttore mondiale di caffè arabica lavati, e lo si diceva giustamente, primo produttore di caffè di qualità, no? Grazie Alberto Poloyaz. Qui in diversi già hanno pronunciato la parola ambasciatore. L'ambasciatore in realtà è Juan Mesa Zuleta, grazie per essere qui con noi. Abbiamo provato a capire un po' che cosa rappresenta la Colombia per Barista e Farmer, mi permetto di chiederle quindi cosa può rappresentare Barista e Farmer per la Colombia. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente, alla Vasa, a tutti la gente della fiera per questo invito. E il fatto di avere quest'anno la edizione di Barista Farmer nella Colombia, a Huila, è per noi un grande successo. Perché per noi il caffè è un'industria davvero molto importante, lavorano 500.000 famiglie che lavorano in questo settore in tante regioni del paese. Huila è una regione per noi molto importante, per questo voglio ringraziare a Francesco, che è un vero ambasciatore del caffè e anche della regione del Huila. La regione del Huila è una regione che è stata colpita per il conflitto negli ultimi anni e è diventata la prima regione per la coltivazione del caffè di qualità. Il conflitto con le FARC, si sì, però questo conflitto è finito, per questo per noi è un'opportunità per dare a conoscere la nuova realtà della Colombia e delle regioni come il Huila, che 10 anni prima era notizia per la violenza. Oggi Huila è notizia per la coltivazione di caffè di grande qualità, per conoscere la gente che coltiva il caffè di qualità, che sono le famiglie del Huila. Per questo per noi questa edizione è davvero importante per la promozione del caffè di qualità. Devo anche ringraziare Sena e Ila, che lavorano negli ultimi anni per avvicinare i coltivatori del caffè della Colombia con i baristi di tutto il mondo. Abbiamo fatto già alcuni viaggi di studenti del Sena Italia per imparare sulla preparazione del caffè, e
gente che viaggia dall'Italia e di altre parti del mondo per conoscere come è la coltivazione del caffè alla Colombia. Io sono convinto che questa opportunità dobbiamo approfittarla per una crescita di nostro, di nostra produzione, per la preparazione e coltivazione di caffè speciali. Credo che Italia può fare di più con Colombia in la produzione, in la coltivazione e soprattutto in la crescita delle regioni che dopo la firma dell'accordo di pace hanno bisogno dell'investimento straniero, della crescita di questo settore e il caffè. Noi siamo produttori, come si è detto, del caffè di qualità, del migliore caffè di qualità del mondo. Possiamo lavorare insieme all'Italia nello sviluppo di questo settore. Ecco, lei ambasciatore faceva riferimento alle possibilità di cercare di accrescere le relazioni economiche e sociali fra Italia e Colombia. Barista e Farmer a parte, da che parte si comincia? Sì, io credo che Barista e Farmer sarà non solo una grande esperienza per i coltivatori e anche per i baristi, sino una grande vetrina per dare a conoscere tutte le opportunità che offre la Colombia per questo settore che, come ho detto, è per noi molto importante. Per questo devo nuovamente ringraziare a Lavazza, che è un'azienda che crede nella Colombia, che non solo è il primo compratore di caffè della Colombia, sino che in questo momento lavora per la sostenibilità dei progetti con i coltivatori di regioni come il Meta, e prossimamente parleranno di questo. Devo ringraziare alla famiglia Lavazza perché loro hanno ad avere un impegno serio con la Colombia e per soprattutto con la gente e con le famiglie che coltivano il caffè. Grazie, grazie all'ambasciatore. Mario Ceruti, lei si occupa di relazioni istituzionali e sostenibilità. Sostenibilità è forse la parola che è comparsa più volte in questa prima parte della nostra chiacchierata. Le chiedo quindi cosa significa sostenibilità all'interno del mondo del caffè e come questa poi si traduce nelle azioni e nelle operazioni di Lavazza. Sì, dunque, la sostenibilità ormai, devo dire, sta permeando tutta l'azienda. Nel caso di Lavazza, negli ultimi anno e mezzo, due, abbiamo fatto della sostenibilità non solo un fortissimo driver di attività nei paesi di origine, come da tempo. Noi il primo progetto che abbiamo fatto proprio in Huila era dei primi 2000, quindi a quel tempo la parola sostenibilità non esisteva ancora neanche, o perlomeno non era così conosciuta e parte del discorso quotidiano come ora. Vedete, il calendario in realtà è un grido alla sostenibilità, è un modo di presentare in questo caso 17 persone che hanno fatto delle cose per il mondo, per l'agenda 2030, che è sostanzialmente un'agenda di sostenibilità. Però quello che io volevo qui raccontarvi è come riteniamo sia indispensabile e fondamentale dal nostro punto di vista lavorare con attività tipo Barista and Farmer. E questo perché la sostenibilità si porta dietro un'importanza enorme della comunicazione, perché la sostenibilità vuol anche dire creare dei modelli. Quando si fa un progetto, come in questo caso il progetto che abbiamo nel Meta o tantissimi altri, in realtà è ovvio che non si può pensare di cambiare il mondo con un progetto, difficilissimo, impossibile. Però quello che si può fare, quello che si vuole fare è creare delle situazioni che funzionino e che diano un esempio per altri soggetti che, vedendo come si organizza la produzione, vedendo come si sviluppa il controllo della qualità, la conoscenza della qualità, eccetera, riescono a creare dei modelli di miglioramento e di funzionamento per delle situazioni migliori per i produttori. Quindi è molto importante situazioni come Barista and Farmer, perché da una parte, certamente l'hanno detto, non voglio ripeterlo, ma è fondamentale dare ai baristi italiani una visione più vicina alla produzione per capire veramente quanto enorme lavoro c'è dietro una tazza di caffè. Ancora più lavoro per farlo buono, naturalmente, e questo è il primo obiettivo. Ma la stessa cosa vale anche dall'altra parte della catena logistica, cioè del produttore, il quale può capire e deve capire che per la sua sostenibilità e per la sostenibilità del mondo del caffè ci possono essere delle situazioni di esempio che possono essere seguite, possono portare beneficio a loro, alla loro famiglia e quindi al mondo del caffè in genere.
Anche l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in qualche modo ha tentato di settare degli obiettivi di sostenibilità. Voi come Lavazza come li avete recepiti? Ma dunque, noi siamo entrati a far parte del Global Compact e quindi di tutte queste organizzazioni che in qualche modo si danno veramente molto, molto da fare. Ecco, noi abbiamo deciso con quest'anno, di nuovo con questo calendario, di scegliere l'agenda 2030, cioè di scegliere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile come nostro driver. Quindi come nostro driver delle attività, delle normali attività che facciamo, le guardiamo tutte da un occhio di sostenibilità attraverso questa agenda, e questo non solo per le normali attività che facciamo appunto in azienda, di produzione di caffè, di tutte le attività con le persone che lavorano con noi e per noi, ma anche appunto nei paesi di produzione con queste attività. Noi vogliamo veramente in qualche modo cercare di fare un appello a tutti, perché qui stiamo parlando di cose che trascendono il business, trascendono le aziende, trascendono tutti noi, ma diventano fondamentali per tutti noi e per i nostri figli, per il nostro futuro. Quindi in qualche modo vogliamo testimoniare l'importanza che ha questo tipo di problematica, questa agenda, e soprattutto testimoniare il fatto che le aziende, i soggetti economici sono stati chiamati dalle Nazioni Unite a fare qualche cosa e possono fare molto, ognuno nel suo piccolo o grande che sia, ma questo è veramente un obiettivo importante, pensiamo. Beh, proviamo allora ad andare un po' più nel concreto. Abbiamo parlato di vari territori, Willa, ma soprattutto in questo caso le chiedo Meta, quali sono le operazioni di Lavazza su quel territorio in particolare? Dunque, il Meta è una regione favolosa, è una regione favolosa perché è una regione nuova, peraltro per il caffè, è una regione che è entrata purtroppo nel conflitto e per fortuna adesso ne è uscita. Quindi il governo colombiano ha praticamente donato la terra a questi produttori che sono andati ad abitare, a colonizzare questa zona. Tra l'altro, da un punto di vista di caffè, è una zona molto interessante perché è una delle poche zone di tutta la Colombia che naturalmente il caffè viene nelle tre cordigliere, e questa è la prima cordigliera verso il Brasile, verso le Amazzoni, no? Il Rio delle Amazzoni. Quindi è una zona che ha un'esposizione diversa dal normale. Una zona dove il caffè viene bene, ma essendo i produttori tutti nuovi produttori di caffè, è molto interessante potergli dare una mano ad adottare delle tecnologie a fare il caffè sempre, sempre migliore. E ormai sono 2 anni e mezzo che stiamo lavorando in questa regione, sono 100 produttori. Tra l'altro un elemento di interesse per questa zona è l'essere ai margini del parco nazionale, e quindi con tutte le problematiche che ne derivano, per cui bisogna dare una mano alle persone a poter vivere nelle zone limitrofe a un parco senza naturalmente andare ad insistere sul parco, proprio perché è una zona protetta. Questo è un elemento di grande interesse. E quindi noi stiamo cercando di dare una mano a queste persone. Adesso ci stiamo un po' focalizzando sull'organizzazione, perché di nuovo aiutare i piccoli produttori ad essere organizzati, pur in un paese come la Colombia, che da un punto di vista del caffè è estremamente voluto, perché c'è la Federazione Nazionale dei Cafeteros, che è un ente assolutamente super organizzato, super sviluppato, probabilmente invidiato da quasi tutti gli altri paesi produttori di caffè. Quindi è già una situazione molto più favorevole rispetto ad altri paesi. Ciononostante, è importante aiutare questi produttori ad organizzarsi, a conoscere bene il caffè. Si parlava prima di qualità e quanto è importante per il barista conoscere il caffè, ma è incredibilmente importante per il produttore conoscere il caffè, perché come si fa a produrre una cosa e non sapere se è buona o cattiva? Come si fa a vendere un qualche cosa se non sai se è buono o cattivo, no? E quindi fa parte proprio del concetto di sostenibilità nell'aiutare queste persone, aiutarli a capire quanto il loro prodotto è buono o non è buono, e se non è buono cosa occorre fare perché migliori, no? Quindi anche su questo noi stiamo cercando nel nostro piccolo di fare qualche cosa. È molto importante che i produttori capiscano cosa vuol dire un caffè buono, un caffè meno buono, e cosa devono fare per migliorarlo. Ecco, su tutte queste piccole cose il concetto è che tutte insieme
alla fine servono ad aiutare i produttori. Un'altra cosa che volevo citare, un'altra componente di questo progetto, che è una componente molto sofisticata tecnologica, ed è sostanzialmente il portare la connettività in questa zona, in particolare in questa zona che è ovviamente una zona rurale in mezzo alle montagne. Portare la connettività è molto importante perché oggi come oggi anche produrre il caffè, anche in situazioni di piccole realtà, di piccole produzioni, ci possono essere dei grandi benefici dalla collettività e quindi banalmente da internet, da far viaggiare delle informazioni in rete, dall'aiutare il produttore attraverso sistemi tecnologici, diciamo tra virgolette normali, moderni ma normali. Ecco, questa per noi in questo caso è un po' un esperimento che stiamo facendo, però è veramente un po' alla frontiera dello sviluppo, perché è anche un modo per poter portare il know-how, portare certi saperi ai produttori in modo anche efficiente e in modo diciamo sviluppato, cosa che di nuovo non è così, così semplice, però è molto molto importante secondo noi. Grazie a Mario Ceruti di Lavazza. Restiamo in casa Lavazza, la parola ovviamente va a Michele Cannone. Michele, prima Alberto Polojac sottolineava giustamente come poi alla fine il barista e il contadino sono un po' gli elementi deboli della filiera. Veniamo un po' alla parte italiana, quindi la parte finale del barista. Come è messo nel 2018? È una specie di animale a rischio o se la cava? Come cambia la sua figura professionale? Beh, diciamo che è difficile aggiungere qualcosa a quello che hanno già detto gli altri. Allora, diciamo che dobbiamo dare degli strumenti ai nostri baristi, a tutta la filiera, per cercare di fare qualcosa di meglio. Allora, tutto questo bellissimo progetto si traduce oggi con la presentazione ufficiale di Tierra Colombia. Perché al di là di tante belle parole, quello che dobbiamo far capire concretamente è che cosa si può succedere diciamo così tutti i giorni nei nostri bar. Crediamo che ci sia ancora tantissimo da fare in termini, come abbiamo detto prima, di conoscenza, ma soprattutto di diffusione delle pratiche del far bene. Quindi cosa vorremmo fare? Noi lanceremo Tierra Colombia per rispondere un po' a questo, diciamo, tutte aspettative. Lo vogliamo fare un po' a nostro modo, nel senso che per due motivi. Il primo, perché presentare un prodotto colombiano in Italia che poi potrete assaggiare sarà per noi comunque un passo un po' così non convenzionale rispetto a quelli che sono gli standard medi del caffè italiano. Noi non vogliamo percorrere obiettivi di fare super ricerca, non vogliamo assolutamente fare super specialty coffee. Vogliamo fare un caffè buono, che sia democraticamente accettabile, percepibile dal maggior numero di persone possibili. Questo per noi vuol dire essere anche sostenibili. Per far questo cosa stiamo facendo? Stiamo presentando un blend di quello che noi riteniamo essere una corretta rappresentazione dei caffè colombiani. Il nostro blend arriva da caffè che arrivano da Huila, di Antioquia e da Meta. Quello che non abbiamo detto sui caffè colombiani, che sono caffè molto aromatici, molto particolari, che regalano sensazioni uniche, rare, che probabilmente non tutti i palati, se non educati, e qui torniamo al discorso del barista, la consapevolezza, possono apprezzare. Quindi l'invito è assolutamente di farlo e di provarlo. E di nuovo, quando pensiamo al mondo dei caffè colombiani, pensiamo al mondo di come il vino, paradossalmente, no? Cioè ci sono caffè che hanno strutture, aromi e completamente diverse in funzione delle zone, in funzione dei microclimi, quindi parlare di caffè colombiano è un po' un modo per riassumere un concetto, è il nostro modo, la nostra interpretazione, per renderlo il più semplicemente comprensibile e traducibile al maggior numero di persone. E quindi ci auguriamo che questo tipo di progetto possa in qualche maniera contribuire a dare un segno chiaro verso la promozione della cultura del caffè e, dove possibile, anche dell'eccellenza. Il progetto non è facile, però ce la possiamo fare. Ci hai detto che lancerete questo prodotto, però non ci hai detto quando. Ma nel corso dei prossimi mesi. Diciamo che noi siamo, come diceva Mario, siamo perlomeno quest'anno in grado di poter avere un po' di caffè che arriva da Meta,
che sarà un po' il nostro esempio concreto per dimostrare che quello che si fa nei progetti si traduce poi. Poi realmente accade. In realtà Meta è un pezzo, quindi il resto dei caffè sono caffè che noi comunemente utilizziamo e siamo fieri di poter ovviamente utilizzare e continuare a promuovere e a proporre. Quindi il lancio oggi è previsto a cavallo tra l'estate e l'inizio del prossimo autunno e quindi diciamo siamo impegnati a rispettare questa scadenza. Non credo sia un'operazione semplicissima poi provare a produrre proporre un caffè del genere al grande pubblico. Da che parte si comincia? Ma diciamo che tecnicamente non è impossibile. Noi ci definiamo dei grandi un'industria artigiana. Per noi, per Lavazza, questi progetti sono assolutamente importanti perché il nostro ruolo è quello di promuovere la cultura del caffè al maggior numero di persone possibile. Non è semplice, però crediamo che piccolo e grande possono essere uniti insieme per una missione comune e crediamo che ci sia tantissimo spazio per poter dare valore alla filiera, quindi non è importante essere piccolo e grande, l'importante è condividere il progetto e se vogliamo anche in primis la visione. Grazie, quindi grazie a Michele Cannone, grazie a Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, grazie a Francesco Sanapo, creatore di Barista & Farmer, grazie a Alberto Povoliaz, direttore dell'Accademia, grazie ovviamente a Mario Cerutti e Michele Cannone di Lavazza e grazie per ultimo all'ambasciatore colombiano in Italia, Juan Mezzazuleta. Grazie a Italian Exhibition Group per averci ospitato. Grazie, ambasciatore.